Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo tra i vari locali dell'allora clausura, appunto quando era in vita Padre Pio, questa era tutta clausura, per raccontarvi quello che accadeva qui negli ultimi anni di vita di Padre Pio, proprio perché questo fatto ce lo racconta Padre Pellegrino Funicelli, il suo assistente, colui che lo ha assistito fino alla morte in questa cella, la cella numero 1. Da questo testo, che è appunto il testo di Padre Marcellino Iasenzaniro, Padre Pio, profilo di un santo, fede, virtù cristiane, voti religiosi, ci racconta quanto era importante il desiderio di servire la Chiesa. Infatti scrive proprio Padre Pellegrino: una notte, alla mia presenza, durante l'ultimo periodo della sua vita, vedendosi privo di forze, disse: Signore, ora mi stai togliendo anche la soddisfazione di essere utile nel mio piccolo alla tua Chiesa, ma sia fatta la tua volontà. E così Padre Pellegrino gli dice in tono duro: questa sua brama di essere utile alla Chiesa sta diventando parossistica. E subito Padre Pio gli chiese: ma che cosa significa? E scrive Padre Pellegrino, gli risposi: adesso, in queste condizioni, penso un po' a se stesso, questo voglio dire. Allora subito Padre Pio riprese le forze di un leone, si mise in piedi e mi disse: e io ti voglio far sapere, per tutta la vita ho servito come meglio ho saputo la Chiesa, ed ora che sono alla fine, per le parole di un incosciente, non voglio rinnegare il mio passato. E poi, ancora tutto infervorato dalla mia trivialità, racconta Padre Pellegrino, e preso da uno slancio di tenerezza verso la Chiesa, continuò tra i singhiozzi: questa volta la Chiesa mi ha dato il corpo e il sangue di Gesù per tutta la vita, ed io voglio servirla fino all'ultimo respiro della mia vita, anzi spero di continuare a servirla per tutta l'eternità.